Sampradaya Krishna Prasthavitare Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinam Namaste Sarasatadeva Kuravani Kacharya Nirvishesha Srinivasa Prasthavitare Namo Vishnupadaya Krishna Prasthavitare Srimate Bhakti Vaibhava Uri Goswami Dinam Kuravani Kacharya Deva Sankalpa Mutare Krishna Shakti Sarupaya Shakti Kuravani Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Madhina Gaura Krishna Maha Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sarvaita Upodudaya Pushpavanto Chitra Santo Tamanda Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Hari Rama, Hari Rama, Hari Rama, Eva Kevalam. Kalo Nasteva, 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 Nasteva. Secondo capitolo del libro titolato La ricerca di Sri Krishna, la dolce realtà, la sua divina grazia Bhakti Rashak Srila Deva Goswami Maharaj. Beatitudine infinita, questo è Vaishnavismo. Se possiamo fare questo, allora la nostra malattia si curerà in poco tempo e noi ci troveremo sommersi da una beatitudine infinita. Attualmente la tendenza consiste nel curare quello che percepiamo fuori di noi. Noi pensiamo: voglio che tutto accada in accordo al mio controllo, i miei capricci. Quando tutto mi ubbidirà, sarò felice. Senz'altro bisogna accettare l'attitudine opposta. Così come Mahaprabhu disse Trinada Pisu Nichena Tarora Pisa Hishnuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari. Non dovremo opporre resistenza all'ambiente esterno. Ancora di più, se si presentano cose indesiderabili, dobbiamo tollerarle con la massima pazienza. Anche se qualcuno ci attacca, non dobbiamo usare violenza, bensì praticare la più estrema tolleranza. Dobbiamo onorare tutti e non dobbiamo desiderare nessun onore. Se uno ci attacca fisicamente, uno può proteggere il corpo che è destinato per servire Krishna, ma se uno ci attacca verbalmente o ci critica, quella bisogna tollerare. In questa maniera, con la minima quantità di tempo ed energia, possiamo raggiungere la meta più elevata, il piano dove Krishna stesso sta vivendo. Questo è il piano più fondamentale dell'esistenza. In quel momento, tutti i rivestimenti che coprono l'anima spariranno e cesseranno di esistere. E l'anima interiore si sveglierà e troverà che sta giocando in una dolce onda, danzando e divertendosi a Vrindavana con Krishna e i suoi devoti. E cos'è Vrindavana? Non è una favola, né una storia inventata. Il piano più esteso e ampio di tutto l'universo consiste in bellezza, dolcezza e fortuna, e ciò è presente a Vrindavana in tutta la sua pienezza. Dobbiamo tuffarci profondamente in quella sfera della realtà. L'ego ci ha portato a fluttuare nella superficie dei problemi, in Maya, l'illusione, la speculazione e la ricerca egoista della soddisfazione ci hanno portato qui e bisogna disintegrarle
una volta per tutte. Allora da dentro sorgeranno i nostri esseri dorati e ci renderemo conto che siamo nella sfera della danza felice con Krishna a Vrindavana. Nel linguaggio hegeliano questo si denomina autodeterminazione. Autodeterminazione significa che dobbiamo morire per vivere. Dobbiamo lasciare la nostra vita materiale e tutte le nostre abitudini materiali se desideriamo avere una vera vita. Dobbiamo rinunciare al nostro falso ego. Il nostro modo attuale di essere dovrà morire. Non è che uno smette di mantenere la famiglia se c'è questi impegni o altro, no. Ma egocentrismo deve morire, motivazione egoistica, in quel senso. Nell'ego si accumulano in forma sottile le nostre abitudini materiali provenienti da diverse nascite, non solo provenienti dall'esperienza acquisita nella nascita umana, bensì incluso nelle nascite animali, nelle nascite come alberi e in tante altre nascite. Queste tendenze, queste abitudini sono accumulate, sono qui. Coscienza di Krishna significa dissoluzione totale del falso ego. Questa figura egoista è inventata, che si trova dentro di noi, è nostra nemica. Questo è il nostro nemico, non l'ambiente che ti circonda. Vedi come è spiegato qui? Nemici non ci sono intorno di noi. Questo falso concetto che ci abbiamo dentro di noi, questo è il nemico. Questa figura egoista è inventata. Non è la realtà spirituale. Il vero io è interrato, dimenticato sotto il falso ego. Tanto profonda è la nostra dimenticanza che non sappiamo neanche chi siamo. Quindi, come disse il filosofo tedesco Hegel, dobbiamo morire per vivere. Falso ego deve morire. Chiunque tu chiedi, gente ordinaria, che non sono i devoti, cosa ti dirà? Sono quello, quell'altro, mi chiamo così, sono italiano, tedesco, americano, uomo, donna, ricco, povero. Pallida idea chi sono. È dovuto a questo che non lo so. L'essere vivente soffre. Perciò questo falso ego deve morire. Perché il nostro vero io è coperto da questo falso ego. Se non si distrugge questo falso ego, come può sorgere il vero io? La realtà esiste da se stessa e per se stessa. Il mondo non è stato creato per i nostri fini egoistici. Ha un fine universale del quale siamo parti e particelle. Dobbiamo porci in accordo con il tutto. Krishna è il tutto assoluto ed egli sta ballando, giocando e cantando a suo modo. Dobbiamo partecipare a questa danza armoniosa. C'è una realtà bellissima, armoniosa. Dobbiamo pensare, essendo infinitesimali, di poter controllare l'infinito, che tutto si sviluppi in base ai nostri capricci.
Questa è l'idea più odiosa e malvagia che sia mai concepita. La peggior cosa che esiste è questa. Questa malattia ci affligge. Questo è il vero problema della società e la nostra ricerca dovrà essere diretta a risolverlo. C'è una domanda, studenti chiede. Questo significa che dobbiamo rinunciare completamente alla vita materiale? No, repentinamente. Ciascuno deve progredire in una maniera graduale, secondo il suo caso particolare. Se qualcuno ha troppa attrazione verso la vita mondana e rinuncia ad essa subito, può essere che non mantenga il suo voto e cada di nuovo. Pertanto, dobbiamo progredire gradualmente, secondo la capacità personale. Bisogna prendere in considerazione questo, però dobbiamo anche essere ansiosi di abbandonare tutto e dedicarci esclusivamente al dovere più elevato. Quelli che hanno sufficiente coraggio faranno un salto verso l'ignoto pensando: Krishna mi proteggerà, sto saltando nel nome di Dio, egli è dappertutto e mi prenderà nel suo grembo. Alcuni che sono veramente ansiosi di trovare la verità, è possibile che facciano un salto in avanti con questa idea. Un'altra domanda. Io ho un problema. Per 10 anni ho cercato di adottare questo sistema. Per 10 anni non ho mangiato carne, pesce, uova ed evitato le cose materiali. Non ho attrazione per esse. Ho superato tutto questo. Però c'è una cosa che desidero abbandonare e allo stesso tempo non lo voglio fare. Questo è la ganja, marijuana. Shila Shila Maharaj. Questo non è un gran problema. Esistono 3 vere difficoltà. La prima sono le donne. Le donne e gli uomini, ovvio. La seconda è il denaro. La terza è la reputazione e la fama. Questi 3 sono i nostri nemici. L'intossicazione da marijuana è un fatto insignificante. Ognuno può rinunciarvi facilmente, ma queste 3 cose costituiscono l'aspirazione fondamentale di ciascun animale, albero, uomo o semidio. Queste 3 si trovano dappertutto, ma l'intossicazione e altre abitudini passeggere sono cose molto insignificanti e si possono vincere molto facilmente. Quali sono 3 cose fondamentali, le più grandi ostacoli? Le donne? Il denaro e la fama. Sì. Per questi qual è il peggiore? Che porta però di no? Donne. Donne. Fanno rovinare la vita spirituale. Sessuale. Sì. Il desiderio illecito. Se uno ha rapporti sessuali nell'ambito del matrimonio religioso, per procreare i bambini, e Krishna stesso in questo atto. Ma quando uno è sposato non deve poi preoccuparsi più di queste cose, per andare qualche donna e altro. Elaine,
quanta intolleranza proprio li mettiamo, che invento. Queste sono le qualità che uno deve sviluppare, ma qui si parla dei più grandi problemi. Ed è dovuto a questi problemi tutto questo sorge. E il denaro, a cosa serve il denaro? Per avere i sensi. Sì, per soddisfare i sensi. Compri una bella casa, una bella macchina, trovare una moglie che sia soddisfatta, fare belle vacanze o comprare qualche cosa che sia a piacere alla moglie, alla donna. E il denaro è per gratificazione dei sensi. Ma se non c'era questo, sarà meno attratto verso il denaro. Capito? Per la realtà. E il peccato originale è lì. E il sesso illecito non è solo l'atto puramente sessuale, intendiamoci bene. Il sesso illecito è associarsi più che necessario con le donne. E le donne con gli uomini, ovvio. Più che necessario. Più che necessario vuol dire se uno è brahmachari o sannyasi non c'ha bisogno di intimamente associarsi con le donne, neanche con la propria madre né la sorella, che dire quelli che non sono, se non altrimenti cade nella vita illecita sessuale. È buono e bello di cambiarsi i brahmachari e fare la vita sessuale illecita. Che brahmachari? Dove è il potere? Qual è il significato dei brahmachari? Non porta risultato. Gesù ha detto, cosa ha detto Gesù? A questo proposito, solo se il pensiero viene. Se lo hai pensato è come se l'avessi già fatto. Sì. Se uno è sposato con la sua moglie, con un matrimonio religioso e tutto, ma se è troppo attaccato alla vita familiare, troppo attaccato alla donna, il sesso illecito anche. Voler bene alla moglie, questo è lecito, ma non essere attaccato. Perché se c'è una visione spirituale, vuoi bene a questa brava persona che ti aiuta nella vita spirituale, diventata come un caro amico, capito? Ma non attaccamento materiale per gratificare i sensi, giusto per parlare, per scherzare, per divertirsi un po'. Sono portato a scherzare, a divertirsi, a raccontare le, giusto così, col sesso opposto e sesso illecito. Capito? Soprattutto se persiste, ogni tanto può capitare, non è così grave in associazione con i devoti, così grave quando si fa il pellegrinaggio, siamo intimamente, a volte tocchiamo anche, ma questo fa parte del viaggio, del capisci le circostanze. Lei parla della confidenza intima? Sì, sì. Ma stare separatamente o cercare di associarsi col sesso opposto, questo è sesso illecito. No, sì. Se uno è sposato, è un po' diverso, un uomo sposato non ha così come. Non sono le regole così rigide come un sannyasi, un brahmachari, ma anche l'uomo sposato deve avere come sapere come trascorre il suo tempo, di
che cosa parla, come, perché si associa, e sempre si associa con le donne nel senso di aiutarle, capisci, di parlare di Krishna, di approfondire nella coscienza di Krishna, solo per piacere stare con le donne, con le donne e con gli uomini. La tendenza è che il sesso opposto si attrae, perciò per i giovani è consigliato di sposarsi, farsi la misericordia di Krishna, un marito adatto, una moglie adatta, e si sposano e così risolvono questo problema. Non deve sentirsi colpevole se è attratto verso una ragazza, tratta verso un ragazzo, è normale, un ragazzo verso una ragazza. Più normale al mondo questo. Ma poi uno deve controllarsi, e quando viene il momento si trova la persona adatta di sposarsi e avere bambini, così non essere frustrato per niente, naturalmente senza soffrire, progredire nella coscienza di Krishna. Perché se vuole gratificare i sensi soffre di più. E se c'è un po' di controllo, essendo non sposato, forse un po', non ne soffre un po', si controlla, no? Ma se non si controlla, c'è un po' di gratificazione dei sensi, ma non c'è sedizione interna. E non può progredire veramente, perché è sempre attratto dall'aspetto esterno. È possibile che qualche giovane donna che è attratta da come? Avere, non ha, diciamo, in questo momento un marito, un compagno, però è possibile, volevo dire, che se questa donna, ragazza, ha qualche pensiero, eccetera, anche se non riesce ancora a trasformare il suo, perché fare su di sé una violenza e castrarsi non è che peggiora la sua situazione in queste cose. Non ho capito la questione, se una giovane donna. Se una giovane ragazza, sì, sì. E non ha adesso marito. Molte che non sono sposate non ce l'hanno ancora. Sì, allora, però aspettano finché non arriva. Sì, però. O cercano genitori, o non so. Come potranno trasformare questo desiderio per non diventare una violenza, una castrazione, che dopo la hankara si ribella e queste giovani donne soffrono? Soffrono di più se gratificano i sensi. Si rovinano completamente, sono come una ristracci che le vede, non c'è splendore nel suo viso, possono mettere trucchi quando che vuoi nel viso, ma sono frustrate, gli uomini anche. La gratificazione dei sensi non ti rende felice, sul momento, 5 minuti, 2 minuti, mezz'ora, non so quanto, non dipende, ma non sono felici. È come quando aggiungi il ghee o l'olio sul fuoco. Praticando la vita devozionale, controllando i sensi, praticando il sadhana regolarmente, cantare il santo nome, leggere, ascoltare le scritture sacre, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, è sufficiente. Praticando la vita devozionale, associandosi con i devoti, facendo il kirtan harinam, dalla gioia interna. Ma che relazione può portare questa gioia di Harinam Sankirtan? Dimmi tu. Che uomo può portarti a questa gioia, o che donna può darti questa gioia, come quando si canta il santo nome? Perché che diventi soddisfatta? E poi c'è questa tendenza di avere i bambini, c'è bisogno del marito, e il marito vuole avere bambini, lui ha bisogno di una moglie, perché lui non può avere bambini senza la moglie. Allora c'è un'attrazione, va bene, pazienza, e un po' di pazienza. Krishna farà arrangiamento per tutti, fa arrangiamenti per gli animali, come non farebbe poi gli umani. Dai, pazienza. Vedi, le persone, le famiglie che sono religiose, che sono devoti, avete visto tanto adesso questi giorni, centinaia, se non migliaia, e sono tutti belli,
persone rilassate, che siano bambini, ragazzine, ragazze, sposate, non sposate, nonne, madri, è tutto rilassate, che abbia marito, non abbia marito, sono rilassate, che problema, mica soffrono, quando viene il momento, si realizza. Per gli indiani è più facile. Non è questione del sì, non è così. Nel senso, perché gli europei, cioè gli occidentali, sono sregolati adesso, ultimamente, ultimi 100 anni, 50, non so, è per quello. Ma non è questione di indiani o non indiani. Ogni umano, se diventa coscienza di Krishna, risveglia la coscienza divina e può seguire i principi regolatori, può vivere una vita semplice, basata sulla coscienza di Krishna, cantare il santo nome, ascoltare Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita, cantare regolarmente, associarsi con i devoti ogni giorno, cantare. È una vita bellissima che dà la pace, la serenità. Anche tu, un indiano, europeo, americano, abbiamo fatto l'esperienza oramai, non è qualcosa da scoprire, è già scoperto. Qui funziona, funziona dappertutto, anche le giungle di Mato Grosso. Sì, io sono un confratello che è venuto dalla giungla. È stato iniziato nel vaishnavismo, aborigeno. Anche indiani, americani, sono devoti, bravissimi devoti. Un confratello anche, bravissimo devoto. Non ha importanza. Quando uno adotta la coscienza di Krishna, la coscienza di Krishna è la coscienza dell'anima. Chaitanya Mahaprabhu, quando viaggiava, quando passava, attraversava la foresta Jarikanda, continuamente danzava e ballava, cantava il santo nome. Allora gli animali, altri esseri viventi nella foresta, cantavano con lui, gli elefanti, le tigri, i cervi, tutti, Hare Krishna, Hare Krishna, tutti ballavano e danzavano col Mahaprabhu. Com'è possibile? Il canto del santo nome è così potente che risveglia la natura divina dell'anima. Dimenticano, hanno dimenticato che sono animali. Si abbracciavano, frottavano il viso uno contro l'altro, immagini tu la tigre si frotta contro un cervo che d'abitudine non lo mangia. Com'è possibile? Perché ho completamente trasceso la natura animale, risvegliata la natura divina. E se uno pratica la coscienza di Krishna, risveglia la natura divina, trascende le tendenze animalesche, trascende. Mangiare, riprodursi, difendersi e dormire sono le tendenze animalesche, perché riguardano il corpo. Se uno è preoccupato da questo, c'è bisogno di mangiare qualche cosa, come si è pressato, per mantenere il corpo. Ma non è un'attività animalesca. Quando lo fai consciamente, onori il prasada, sai che il corpo è l'istrumento per servire Krishna. E devi riposare anche il corpo, anche se c'è qualche problema, prendi qualche medicina, ma per sempre sapendo che è strumento di Krishna. Riprodursi, se già sposato, per concepire un bambino che consiente di Krishna, non per altro. Non è animalesco, è divino, perché fai servizio devozionale, per soddisfare Krishna. Allora qui siamo alla risposta che non è un grande problema l'intossicante, che si può vincere molto facilmente. Non è che uno non deve avere l'obiettivo di risolverlo, come? Ma ci sono altri problemi che sono più profondi in quel senso lì.
perché se uno pratica gradualmente se ne va questo problema, se uno è determinato questo non è neanche il problema, basta praticare sinceramente, seriamente, molto facilmente si vince. Come gradualmente abbiamo acquisito l'abitudine degli intossicanti, nella stessa maniera si può abbandonarla. Gradualmente, non subito. Poco dopo la Seconda Guerra Mondiale, leggiamo nei giornali che Göring, il generale dell'aviazione di Hitler, era assuefatto alle droghe. Però quando lo internarono in carcere non gli diedero nessuna droga, egli si ammalò, ma il trattamento seguì il suo corso, così la sua malattia venne curata con la medicina. Anche per molti addetti all'oppio abbiamo visto che venendo qui ed entrando nel tempio gradualmente hanno abbandonato le loro abitudini. Molti cosiddetti sadhu fumano marijuana. Questa aiuta la concentrazione, però questo è per la mente materiale. Disturba la fede. È nemica della fede. Unicamente la fede può portarci alla nostra meta desiderata e non l'intossicazione materiale. È vero che ci aiuta concentrazione, ma materiale non ci aiuta per l'avanzamento spirituale. Cioè distinguere materiale dal spirituale. Le anime confuse pensano che la marijuana, l'hashish e tante altre cose possono aiutarci nella meditazione. È possibile che facciano qualcosa, però questo è materiale, ci frustrerà nell'ora della verità. Queste cose non possono aiutarci ad elevarci. Molti cosiddetti sadhu praticano questo. Lo Srimad Bhagavatam ci consiglia di respingere queste cinque attività: dhyutam, gioco d'azzardo e diplomazia, panam, intossicanti, incluso tè, caffè, betel, eccetera, striya, sesso illecito, suna, l'uccisione di animali e la transazione di oro. Commerciare con l'oro rende apatici nel progresso della linea della fede. Queste cinque attività sono molto tentatrici. Dio, se mi può rileggere di nuovo? Sì. Tutto? Sì, no, lo Srimad Bhagavatam 1.17.38 ci consiglia di respingere queste cinque attività: dhyutam, gioco d'azzardo o diplomazia, panam, intossicanti, incluso tè, caffè, betel, eccetera, tutti i tipi di intossicanti, striya, sesso illecito, suna, l'uccisione di animali e la transazione di oro. Commerciare con l'oro rende apatici nel progresso della linea della fede. Queste cinque attività sono molto tentatrici. Cinque posti dove siede la Maya, no? Dove sta calmo. Che dire allora della mania di credere che l'intossicazione ci aiuti nella meditazione trascendentale? E dice Madhasi. Paragono alla mania di pensare che l'intossicazione ci aiuta a avanzare nella vita trascendentale. Devarshinarada dice: Yama dibir yoga pate kamalobhatomu.
anche quello che abbiamo acquisito con la meditazione è temporaneo e non ha un effetto permanente. Solo vera fede nella linea della pura devozione può aiutarci. Come possiamo allora sviluppare la nostra fede nella coscienza di Krishna? Come vi siete formati un concetto della coscienza? La domanda, Sri Maharaj risponde con una domanda. Come vi siete formati un concetto della coscienza di Krishna? Leggendo la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, ossia attraverso le scritture. E le scritture, la risposta, e le scritture da chi sono scritte? Da una persona santa. Così tutte e due sono necessarie, le persone sante e le scritture. Il santo è scrittura vivente, il santo è la scrittura vivente. E le scritture ci consigliano in modo passivo. Un santo ci può consigliare attivamente e dalle scritture possiamo ottenere un beneficio passivo. La parte prima ha detto che neanche la meditazione aiuta la fede, ho capito bene? Anche quello che abbiamo acquisito con la meditazione temporanea che non ha un effetto permanente, solo la vera fede nella linea della pura devozione può aiutarci. Solo la fede che abbiamo sviluppato nella pura devozione che può aiutarci di raggiungere Cristo, di uscire di questo mondo. Cioè sviluppare l'amore divino non è possibile se non c'è la fede. La fede nella pura devozione. Un santo ci può consigliare attivamente e dalle scritture possiamo ottenere un beneficio passivo. L'associazione delle scritture e delle persone sante ci possono aiutare ad ottenere la realizzazione ultima. Sadhu Shastra Kripayahaya. I santi sono più potenti. Quelli che vivono la vita raccomandata delle scritture sono la personificazione delle stesse. Con la loro associazione e mediante la loro grazia possiamo assimilare questa conoscenza sottile e fede superiore. Dalla scrittura non puoi, ti informa di maniera passiva, ti dà la reazione, la direzione dove muoverti, dove dirigerti. E il sadhu, il santo, ti istruisce di una maniera attiva, ti trasmette la fede. Si intende il maestro in vita praticamente, sì, cioè non il sadhu che scrive libri, tipo per esempio scrive la Prabhupada, può essere sì, ma noi abbiamo bisogno di un sadhu che è presente per guidarci. Leggere i libri di un santo è necessario, che è commentato, che è tradotto, e così via. Necessario, se non altrimenti che valore c'è, se non scrivo un santo. Ma poi c'è bisogno di qualcuno che ti aiuta di capire quello che è stato scritto. Per appunto. Gesù diceva che le scritture è la parola morta. Qui non si parla così. Ma lui ha come accentuato molto di più per valorizzare ancora di più l'associazione del santo. Del santo.
perché tu la parola che leggi puoi interpretarla come vuoi, secondo tua coscienza, non che sei maliziosa, che vuoi, no, coscienza che c'hai, quello che riesci a capire e realizzare, non è per minimizzare nessuno, capito? Non c'è. Secondo la capacità che c'hai, il livello dove sei. Ma quando tu ascolti un sadhu, lui ti guarda e vede come che coscienza c'hai e ti corregge, non così dice, eccola. Non si fa così, si fa colà. Non è così, devi capire. Pa com si, ma com sa. Capito? Questo è perché? Perché, perché vivente, è dinamico. Invece la scrittura è passiva, tu non puoi discutere quel libro. Tu lo capisci secondo tua coscienza che c'hai, tuo livello di realizzazione. E i santi ci guidano a ogni momento. Capisci? Perciò è più importante la persona Bhagavata che il libro Bhagavata. La persona Bhagavata è il libro vivente. Questo è valido anche per il sannyasi. Questo sicuramente allora è valido anche per un sannyasi o per un puro devoto, perché certo, può essere che quando non ha un guru vivente può ricadere, può succedere che cosa. Allora che cosa dovrebbe fare una persona questo, per questo? Allora, noi siamo novelli, diciamo. Quando uno è a livello che raggiunge un alto livello di realizzazione spirituale, che è trasceso già attrazione materiale, che è sul punto già di raggiungere il puro amore, allora lì non cade, può continuare. Dunque non ha bisogno di un guru di Perché già è già un puro devoto, ma si associa sempre con i puri devoti, altri puri devoti. Appena c'è la possibilità, è la più grande gioia ad associarsi con loro. Immagino, perché essere... Per questo è un deserto. Sempre con un deserto, no, cioè, lo fa per servizio, per predicare o così, nelle condizioni a volte anche difficili, ma solo per servizio. Però Gurudeva, anche i puri devoti hanno, diciamo, degli amici con cui si confidano, certo, e altro li che considerano come Shiksha Guru, come Shiksha Guru, certo, Prabhupada, che è un'anima molto particolare, venuto dal mondo spirituale, e lui si confidava con i suoi confratelli, scambiava anche, a volte chiedeva i consigli. Se provava a scrivere, si lasciò dal Maharaj, un dato momento quando non si sentiva bene, pensava che fosse passare al corpo, era in America. Ha scritto al segretario, ma anche non direttamente al suo confratello, erano molti amici, al suo segretario ha scritto di chiedere se si dà male, cosa ne pensa lui. Se dovrebbe andare in India perché pensa che si potrebbe lasciare il corpo, vorrebbe lasciarlo in India. Allora se la Govinda Maharaj, Govinda Sundar Maharaj, quella volta era il segretario, Siddhartha Maharaj, che anche lui ha lasciato questo mondo adesso, dopo qualche anno, lui aveva risposto a Srila Prabhupada dicendo che suo Guru Maharaj, Siddhartha Maharaj, ha risposto che ovunque si trova Swami Maharaj, che Srila Prabhupada, è Vrindavana. Il Prabhupada voleva andare a Vrindavana e suo confratello ha risposto che ovunque si trova Prabhupada lì a Vrindavana, e che l'Occidente è il paese che Guru Maharaj gli ha dato come di predica, come il campo di battaglia. Sì, campo di predica. Che sua opinione era che Prabhupada doveva restare in Occidente. Quello è stato dato da Guru Maharaj.
volta l'ho ascoltato, ha continuato e non è tornato in India. Perché? Questa è la natura dei puri devoti, si scambiano le loro realizzazioni, le loro domande, si ispirano l'uno all'altro. Krishna ci utilizza per darci esempio, come noi dobbiamo. Se Krishna l'ha portato in America, di creare un movimento così sublime per poter impiantarlo nella terra arida dell'Occidente, capito? Vuol dire che è dotato di un potere straordinario, una persona molto particolare sulla porta, molto. Non ci sarà direttamente nel mondo spirituale. Allora, se lui ha chiesto questi consigli, io non penso che lui avrei avuto bisogno di questi consigli. Ma come si comportava come un umile Vaishnava, ha dato l'esempio, anche, capito? Ha dato l'esempio. E lui faceva sinceramente quello che c'era. Una volta, perché chiedere al maestro spirituale qual è la sua posizione, qual è la sua razza, la posizione, il mondo spirituale, queste domande non si fanno. Ma una volta è successo che qualcuno le ha chiesto, Prabhupada ha detto, se io le risponderei, non mi credereste. Che cosa? Non mi credereste. Siete molto sorpresi. Qual è la sua posizione nel mondo spirituale? Sri Vasudeva Maharaj ha rivelato un pochino, il suo segretario l'ha chiesto, perché Sri Vasudeva Maharaj diceva che Prabhupada è un Shaktavesha Avatar. L'ha chiesto, ma che tipo di Shaktavesha Avatar? Aveva risposto a Nityananda. Nityananda. C'è più misericordia di questo, come capito? È più misericordioso che Chaitanya Mahaprabhu. Cioè, il signor Mahaprabhu diceva che questa misericordia che Prabhupada distribuiva è qualcosa mai visto. Lui distribuiva come acqua, senza considerazione, come l'acqua. Qui in India, non so, vedrete se non avete visto, ci sono i posti dove si distribuisce acqua, chiunque. Sono piccoli posticini e vedi solo una mano che ti riempie. Sì, allora a chiunque. Perché si dice distribuire acqua a chiunque, senza considerazione. Così anche Prabhupada distribuirà la misericordia. Comunque si vede che anche lui, per darci un esempio, come un devoto si comporta a qualsiasi suo livello. Si associa con i puri devoti. Non associarsi vuol dire rivelare sui pensieri, sulle realizzazioni. Lui quando si vedeva su certi confratelli, come si usciva dal Maharaj, a volte anche sulla Divina Grazia, sulla Bhattiro, quindi questo Maharaj, parlavano, si così scambiavano. Opinioni. Sì, sì, realizzazioni. Una volta così dal Maharaj anche parlavano in Bengali, allora i discepoli volevano capire di cosa parlano, capisci perché volevano fare, capisci che i bambini si dovevano ascoltare, sapere. Non potreste capire. Sono molto intimi, molto profondi. C'è
ci fermiamo qua perché penso che il tempo è 45. Com'è? 45. Eh sì, ci fermiamo qui, dai. Dai, si dà. Sila Bhakti Rasak, Sila Sridhar Maharaj ki jai. Sila Prabhupada ki jai. Sridhar Maharaj ki jai. Guru Marga ki jai. Tutte le glorie devo tenere uniti ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna.